lancetta o con una piccola mano che gira sullo schermo. Noi possiamo avere informazioni sulla mostra che abbiamo appena visto lungo il chiostro, possiamo avere informazioni sulle collezioni, cioè sulle raccolte che sono state esposte, sugli oggetti preziosi, sui fossili, possiamo avere notizie sul territorio. Una domanda classica che qualcuno di voi potrà fare sarà: ma dalle mie parti cosa è stato trovato? Allora, noi abbiamo un oggetto che è questo, che noi chiamiamo mouse, vorrebbe dire topolino, e che è collegato con una freccetta o con una piccola mano che gira sullo schermo. Poi dopo c'è un'altra operazione interessante, che è quella semplicemente di fare un click che ci permette di lavorare sul monitor del televisore. Volevo ricordare che nella barra nera sotto qui c'è sempre scritto un suggerimento. Per esempio, se io metto la mano sopra alla cartina, sotto c'è scritto in questa barra nera, compare il significato del pulsante. Quindi prima di premere un pulsante potete anche vedere quale sarà l'azione di questo pulsante. Che noi abbiamo esposto in mostra, cioè le opere d'arte sono quelle dell'uomo fossile uguale a noi. Muovendo il mouse vedrai che sullo schermo si sposta anche il cursore. Allora supponiamo di voler chiedere qua col se vogliamo sapere usare il topolino, basta schiacciare con un dito. Ecco, nei computer che ci sono di là, ci sono su due computer lo stesso gioco che c'è qui. Eccola. Ah, il teatro della natura.
una cassetta, identici, ma non puoi fare le cose. Sing, go, 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 sing, go, go, sing, go, 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 sing, go, 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 sing, 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 go, go,